Siamo tutti da Saridor e bentornati su Ark Survival Ascended. In questo episodio cercheremo di catturare un Carnotauro molto particolare, dal livello estremamente alto. Ci saremo riusciti? Buona visione! Carissimo signor Giabatta, ma come andiamo? Come va? Quanto tempo che non ci vediamo? No, e ne avrei fatto volentieri a me. Assolutamente sì, spero che esca una vipera velenosissima in mezzo all'erba e che le dia una morsicata su una caviglia. Piantiamola lì di fare gli idioti, possibilmente. Griffin, sei alquanto inquietante. E diamoci da fare, perché abbiamo una cosuccia da fare oggi, ovvero dobbiamo andare là su quell'isola perché c'è una creatura molto, molto, molto interessante. È una creatura molto, molto, molto interessante che cercheremo di prendere. Sarà una cosa un po' complicata? Sì. Sarà una cosa molto complicata? Sì. Perché quella lì... abbiamo un carnuccio! Livello 100.000. Che ovviamente ci è scappato già. Allora, facciamo una cosa. Dato che comunque è lì e in teoria, non dovremmo avere problemi con la bestia, almeno finché siamo qua sopra. Cerchiamo di prenderlo. Sarà un casino? Sì, è un casino. Certo. Dov'è? Eccolo lì. E chi cazzo ti vedeva, ragazzo mio? Ok, ce la facciamo. Ecco, il primo colpo è già andato a vuoto. No, non potevamo far di meglio. Il secondo non è andato a fuoco. Ok, 0,6%, ci metteremo gli anni. Tanto gli anni. Allora, cerchiamo di prenderlo in qualche modo. Ok, così non lo prenderemo tipo mai. Però se scappa a me va bene, eh. A me va tanto bene. Dove cazzo è andato, l'idiota? Eccolo là. Allora, vedo che il torpore però non gli scende. Mi va benissimo così. Mi va più che bene così. Il problema qual è? Che scappa il porco. E adesso troverà anche il modo per salire, immagino. Potrebbe trovare il modo per salire. Effettivamente sì. Allora, cerchiamolo, perché eri per qua. T'ho visto. C'eri. Che cazzo è? Dove minchia è andato? Eccolo là! Ma non dietro il parasauro, idiota! Porca di quella porca! Dov'è? Eccolo lì lo scemo! Sì, vabbè, non lo prenderemo tipo mai. No, l'abbiamo preso! Allora, vediamo di trovarlo. Dov'è l'idiota? Che cazzo è lo stupido? Allora, quanto parla abbiamo perso! Ottimo! Ce la facciamo salire? Ecco, grazie, eh! Sì, è lui, l'abbiamo ritrovato, perfetto. Meglio, molto meglio. Che cazzo è a fare casino? Chissà dove potrà mai essere a fare casino. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Non sa manco lui cosa fare. Vabbè, però l'abbiamo preso. Ok, finché stai lì a me va bene. Adesso non va più bene perché non ci capisco più un cazzo. Che cazzo abbiamo preso? Non ho idea. Penso che abbiamo preso anche lui, Mamma mia. Questo autoappuntamento di merda. Gioco, ti odio. Io prendo qualsiasi cosa. Io prendo qualsiasi cosa adesso. Prenderò anche te prima o poi. Forse sì. Dai, su. Dobbiamo cercare di prendere quel cazzo di Carnotauro maledetto. Non è che fai tantissimi danni, sono sincero. Vabbè, pazienza, è lo stesso, fai un po' tutti i danni che vuoi. Minchia, ragazzi, ma... riuscirò a togliersi sto merda di autoappuntamento? Un giorno di questi? Siamo al 6%, non dico altro. L'abbiamo preso. Dove va? Dove va il cretino? Si picchia un po' anche col triceratopo. Vabbè, picchia un po' con tutti quelli che vuoi. Siamo all'8, dico niente. Vabbè, finché sta lì a me va bene. Guarda che casino che c'è! È incredibile! E c'è anche il parasauro, vabbè, c'è anche un parasauro. Guarda lì! Guarda che bolgia! Ma a me va bene, eh! A me va benissimo!
lo stanno attaccando in due, non riuscirete mai a farlo fuori. Lo sapete, vero? Sì che lo sapete. Però loro ci provano ugualmente. Allora, devo aver preso tipo tutti. Chiunque passava di lì credo di averlo preso. Siamo al 14, eh? Siamo al 14%. Vieni qua, carno di merda. Dai. Ah, vabbè, lui è lì. Lui è lì, attacca. Lui attacca, morde chiunque, sgranocchia l'universo. E scappa. Ok, non scappa più. Non scappa assolutamente più. Ma va benissimo così. Dai, stai lì. Ah, c'è tutto. C'è l'allegra famiglia. Ma il nostro carno non gliene frega un cazzo, a quanto pare. Vabbè, va bene. Stai pure lì se vuoi. Io non ti disturbo. Guarda che macello, non si capisce un cazzo. Dai, schiattaci. Ok, è svenuto. Si è sentito. Gioco, porco il tuo. Te e sto autoappuntamento di merda. Dai, minchia, siamo al 17, figurati, domani siamo ancora qua. Allora, siamo al 32%, il nostro carno sta facendo il culo a tutti. Ma va bene così, va benissimo così. Cioè, no, non va bene così. Anche perché... lo abbiamo di nuovo perso. Ma lo abbiamo ritrovato, forse. No, sì, lo abbiamo ritrovato, è lui. Vabbè, io sto continuando a spararti roba come se non ci fosse un domani, eh. Poi dovrò passare i narcotici ai dardi, cioè a quelli un po' più fettenti. Che per fortuna ho fatto. Per fortuna, eh. Guardalo lì, il bastardo. Ecco lì, perfetto. Oh, se capisce in cazzo. Guardali lì, Mimì e Cocò, i due idioti. Vabbè, è lo stesso. Tu stai lì che io ti sparo. Poi qualcosa sarà. Ok, e abbiamo, signore e signori, l'ultimo dardo. Perfetto. Dobbiamo passare a quelli un po' più seri. Allora, andiamo. Ah, eccolo qua. Eccolo lì il merdina. Ok, intanto noi ricarichiamo e poi da te ci serviamo con calma. Guardalo come cerca di scappare il porco. Porca Eva! Via! Siamo un fin di vita! Siamo un fin di vita! Ci ha toccato due volte! Maremma buonina! Griffy! Ancora un po' ci rimaniamo secchi! Catroia! Che rischio! Tere, stai un attimo qua. Guardalo l'idiota come corre. Ok, è di nuovo lì che si sta picchiando con qualcuno. Sì, meno male. Meno male, almeno si distrae. E siamo al 44%, figurate. Ci metteremo le vite. Guardalo come corre. Guardalo che strage. Sta facendo fuori tutti. Ecco, quello magari potrebbe essere un po' più pericoloso da fare fuori, eh. Dov'è? Ok, andiamo qua sulla terraferma, che magari ci segue e si distrae. Ho detto magari. Sì, si è distratto. Guardalo lì. Vabbè, intanto dobbiamo cercare di prenderlo. E comunque vedo che il torpore non è che gli scende poi tantissimo, eh. Anzi, direi poco e niente. Ma a me va benissimo così. Adesso dove cazzo sta andando? Cos'hai visto là? Cosa c'è? Boh, non si sa. C'è che l'abbiamo mancato. Eccolo lì. Dai, piglialo, che finché è in acqua a me va bene. Perché, mica peraltro, perché non scappa. Cioè, è lento. Il problema è che poi diventa veloce. Gioco, domanda. Dov'è finito? Dove cazzo è? Era qua. Eccolo lì! E chi cazzo te vedeva? Ok, vabbè, ma finché mi gira per qui mi va anche bene, eh? Guarda un po' se il modo per salire non l'ha trovato. C'ero adesso lì, eh? C'eravamo adesso. Ok, l'abbiamo ritrovato, alleluia. È che in mezzo ai bronto è un po' difficile, vederlo.
ma giusto poco. Lo prendiamo? Ma manco un... Eccolo lì, dai che l'abbiamo di nuovo visto. Vabbè, finché è distratto a me va più che bene, eh. È che mi sembra che il torpore non salga. Sì, no, sale, sale, di poco ma sale. Almeno questi bronto ogni tanto fanno qualcosa di utile. Hanno già tirato più alberi loro che non so chi. A me va bene, eh. A me va bene. Adesso va un po' meno bene se vengono qua a rompere i coglioni. Guarda che orgia. Eccolo lì. Eccolo lì. Un po' più. Abbiamo rischiato di nuovo di farsi piccionare. Allora, non ho capito se si è buggato o cosa. A me va bene, eh. A me va bene. Va più che bene. Allora, l'abbiamo preso di nuovo. Cos'è? Cos'hai visto? Ah, un para. Vabbè. Ok, nel mentre è diventato giorno e abbiamo rischiato di rimanerci di nuovo secchi. Allora, visto il casino, secondo me è qua. Secondo me è molto qua. Vai un po' giù te. Non ti vedo. Eccolo. Eccolo. Guardalo, è inseguito dai triceratopo pure. Pensa un po'. Che casino che è andato a fare. Sta bene. Quanti cazzo sono? 200? No, 200 no, però sono due anche belli incazzati, mi sa. Allora, sono imbarazzanti a questi, questi animali. È tipo, non so quanto che giocano a inseguirsi. Ok, siamo al 97%. Adesso dobbiamo iniziare a fare attenzione perché se mi sviene lì in acqua, l'idiota... Siamo rovinati. Ok, dobbiamo fare attenzione perché adesso... L'abbiamo tirato giù. Cazzo, sì. Alleluia. Quanto è che ci siamo dietro? 45 minuti. Siamo qua da 45 minuti. Carluccino, sacco di schifo e sputi. Mi hai fatto diventare scemo? Sì. Ok, ecco qua il nostro Carluccino. Gli daremo immediatamente la pozione per affamarsi all'istante. Wow. Allora, dobbiamo vedere anche il torpore com'è però, eh. Allora, domesticamento 0,7%, 0,8. Ci metteremo un anno, un secolo e forse più. Allora, questa è stata un po' una prova per vedere comunque le creature un po' più grandi, come il Carno ad esempio, come si comportano con i narcotici nuovi che ho. Allora, quelli dei narcotici 15 per una chiavica ci avrei messo il mondo. I 25 per ci abbiamo messo il mondo lo stesso, ma un po' meno. E mi sono ritrovato a completare la cattura con quelli da 20 per. Allora, in totale io gli ho tirato circa 130 narcotici. E un po' sono andati a vuoto, almeno una trentina sono andati a vuoto. Diciamo che sono serviti un centinaio di narcotici per riuscire a tirarlo giù. E non è poco, non è poco. Inoltre sua santità vuole 1250 crocchette normali. Perfetto. Ci metteremo le vite. Meno male che si è affamato all'istante. Allora, si è affamato all'istante, ma vedo che il cibo gli sta salendo. E molto anche. Dovremmo avere delle altre pozioni per la fame da qualche parte. Allora, nel mentre vediamo poi i tuoi parametri così come sono. Allora, hai 106.000 di vita. E non è tantissimo, cioè pensavo di più. Hai 3.000 di vigore, anche questo pensavo molto di più. Cibo 13.000, peso 3.003. Non è che hai questi parametri fantastici. 145 di danno da mischia, velocità 100, vabbè. Pensavo meglio. Pensavo sinceramente che i tuoi parametri fossero estremamente migliori. Ma... devo dire che non è che siano granché, ecco. Anzi, sinceramente, sono rimasto un po' deluso. Sì, buonanotte. Quali sto facendo addormentare tutti? Sì, perché almeno non mi rompono le balle. Oh, Brontosauro ore 12, che tra poco ci andrà giù. Coraggio. Eccoli. E anche lui si è addormentato. Stiamo facendo una strage, signor Giovatta. Stiamo facendo una strage. Assolutamente. Quello lo lasciamo in vita? Non lo so io.
Bastardo, si è spostato alla fine. Brutto porco che ti sei spostato alla fine. Visto? Eccoli. E abbiamo steso anche lui. Siamo arrivati al 51% del timing. E la cosa è buona, è molto buona. Oddio, ci metteremo le vite? Sì, sì, credo proprio di sì. Ma proprio tanto. Ok, allora, Sua Santità ha finito tutte le pozze che lo affamavano istantaneamente. E abbiamo finito tutte le crocchette e si sta mangiando la carne. Benissimo. Allora, io direi però al momento di fare una cosa. Vediamo come funziona la pillola del timing istantaneo. Vabbè, mi dirai, si tamerà alla velocità della luce. Infatti. Ciao Carnuccio. Ciao, sei livello? 130. Hai preso 30.000, quasi 31.000 livelli. Una cosuccia. Allora, c'è 441.000 di vita. Una cosuccia. 250.000 di vigore. 3. Ossigeno c'è quasi 80.000. Sti cazzi, ragazzo, sti cazzi. 7.000 di peso? Ah, sì. No, 71.000 di peso. Una cosa, zero proprio. 48.000 di attacco. Velocità di movimento 112. Neanche tanto, se andiamo a vedere, neanche tanto. Allora, se io ti... Per la scienza lo si fa, ovviamente, Se ti do un punto in vita, quanto vai? Vai quasi a 1.000.000 di vita. Sti cazzi, complimenti. Allora, stai lì. Io me ne torno alla base e poi ti porto la col teletrasporto. Ok, eccoci qua dal nostro teletrasportatore. E trasporteremo qui il nostro Carnuccio. Eccolo qua, Carno. E arriva fluttuando, come al solito. Ebbene sì. Ciao, come stai? Tutto a posto? Sì, tutto a posto, tutto a posto. Ok, allora, facciamo che mi segui. Eccolo qua che arriva. Ciao, buongiorno, ben arrivato. Allora, solito. Ok, e anche lui seguirà il nostro parasauro. Perfetto. Ti lasciamo qua in difesa. Ti lasciamo qua a difesa. Ok, caro signor Ciabatta, anche oggi ce l'abbiamo fatta. Sono solo quasi 4 ore che sono qua partita, tra preparare l'episodio e tutto il resto. Ma alla fine il nostro Carnuccio ultra mega leve rappato lo abbiamo preso. Perfetto, ottimo lavoro, ottimo lavoro. Adesso prendiamoci da fare perché ci abbiamo ancora dell'altro, tanto altro. Tipo ricraftare tutta la roba che abbiamo usato. E devo fare a tutti i costi un banco chimico. Sì, assolutamente. E per ora fermiamoci qua. Siamo riusciti a prendere il nostro Carno dopo un'infinità e mezza di tempo. Ci ha anche masticato facendoci tanto 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 male. Ma alla fine ci siamo riusciti. Nel prossimo episodio andremo avanti. Abbiamo ancora tante cose da fare. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale. Perché poco scrivo, tanto almeno lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo nel prossimo episodio. E ciao!